cerca operai, o meglio li cerca, ma se li sceglie spesso tra gli adoratori. Amen. Davide, prima di imparare a regnare, ha imparato a adorare. Davide è stato un buon re perché è stato un buon adoratore. Amen. Amen. Vogliamo ripetere: Davide è stato un buon re perché è stato un buon adoratore. E il Signore se lo è scelto, la Bibbia dice, mentre lui era dietro le pecore madri e lui trascorreva il suo tempo ad adorare il Signore. È stato un uomo di lode e è stato un uomo di adorazione. Non a caso Davide discende da una tribù che si chiama in ebraico Yehuda, cioè Giuda, e Yehuda in ebraico vuol dire lode. Non solo Davide discende dalla tribù della lode, ma qualcuno di molto più grande, che in Apocalisse 22 si chiama se stesso la radice e la discendenza di Davide. Vi ricordate? Apocalisse 22 dice: io sono la radice e la discendenza di Davide. Gesù discende dalla tribù della lode. Amen. Amen. Quindi se scegli di essere un adoratore nella tua vita, tu spiritualmente sei sotto la bandiera della tribù di Giuda. Amen. Gesù è radice e discendenza di Davide, come Dio è radice, come uomo è discendenza. Amen? Gesù è 100% Dio e 100% uomo in una persona sola. Come Dio è il creatore di Davide, lui è la radice di Davide. Come uomo è il figlio di Davide, Ben David. Amen? Vero o no? Ma mi è sempre colpito, lo condividevo in questi giorni, una frase che Gesù dice alla donna samaritana in Giovanni 4, proprio nello stesso contesto in cui dice: adorerete il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Non solo cerca adoratori, cerca tali adoratori che lo adorino in spirito e in verità. Per essere in verità occorre essere nello spirito. Amen. Perché lo spirito è la verità. Lo spirito testimonierà sempre della verità. E la verità non è una dottrina, ma la verità è una persona che si chiama Gesù Cristo, la parola di Dio definitiva fatta carne, il nostro Salvatore, ma anche il nostro Maestro. Amen. Ma a questa donna samaritana ha sempre colpito che Gesù dice: voi adorate quel che non conoscete. È una parola molto forte. Lo condividevo ieri sera in qualche modo con i fratelli di Bologna. Si può adorare qualcuno che non si conosce. Non lo dico io, l'ha detto Gesù. Voi adorate quel che non conoscete. Gesù ha detto: noi adoriamo quel che conosciamo. Possiamo noi dire che adoriamo quel che conosciamo? Conosciamo davvero l'autore, l'ispiratore della scrittura? Conosciamo davvero il Dio che ha creato questo mondo meraviglioso? Non un Dio grigio, chiuso nei limiti della religione, ma un Dio che ha creato il cielo e la terra con una fantasia straordinaria. Nel tuo cammino vatti sempre a fare una passeggiata. So che da queste parti avete dei tramonti spettacolari, non come i nostri di Piombino, però quando hai tempo vatti sempre a fare una passeggiata al tramonto e guarda ciò che questo Dio meraviglioso crea, e guarda se si coniuga con il Dio che tu adori. Amen. Un Dio straordinario, un Dio meraviglioso, un Dio che ha una fantasia straordinaria, il più grande artista che tu potresti mai incontrare, vero o no? Eppure il diavolo riesce, ed è riuscito nella storia, nella sua più grande opera, che è quella di cambiare, non Dio, perché il diavolo non ha il potere di cambiare Dio, ma di cambiare il modo in cui l'uomo vede Dio. Il suo lavoro, siccome lui non può creare niente, è quello di rovinare. Quello che lui fa è quello di cambiare il volto di un padre nel volto di un padrone, affinché gli uomini non lo cerchino. C'è un salmo bellissimo di Davide che dice: Signore, quanto è preziosa la tua benevolenza, dice il testo italiano.
testa ebraica, che ci dice quanto è preziosa la tua chesed, che vuol dire grazie in ebraico. Per questo gli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Sai, per cercare rifugio, tu cerchi rifugio quando sei nel bisogno, non quando le cose vanno bene. Invece la religione insegna a cercare Dio quando tu sei a posto con Lui. Vero o no? E mette sempre un'ombra che fa sì che quando tu non sei a posto con Lui, non puoi andare da Lui, perché vedi un Dio che aspetta che tu ti metta a posto con Lui per poterti avvicinare. È un po' come un medico che ti chiede di guarire prima di andare a trovarlo, o un avvocato che ti chiede di mettere a posto le tue situazioni giudiziarie prima di andare da lui. Gesù ha detto: non sono i sani che hanno bisogno del... è proprio quando le cose non vanno. Dicevano i fratelli di non mi ricordo dove, che lo Spirito Santo è chiamato Paraclito, è vero o no? E il Vangelo di Giovanni è chiamato Paracletos, che si può tradurre anche come avvocato, non è una traduzione precisa. Paracletos viene da un verbo paracaleo in greco, che vuol dire qualcuno che è stato chiamato accanto a te per aiutarti. Sapete, la parola paraclito ha la stessa radice di chiesa. Ecclesia vuol dire chiamati fuori. Noi siamo stati chiamati fuori dal mondo per essere il suo tesoro particolare. Lo Spirito Santo è stato chiamato accanto a noi per aiutarci. Ora, tu non hai bisogno dell'avvocato quando le cose vanno bene nella tua vita. Invece ci insegnano che quando le cose vanno male, lui se ne va. Ora domanda: a cosa serve un avvocato che quando io ho bisogno perché le cose vanno male se ne va da me? Anzi, è proprio in quel momento che lui è accanto a me per farmi capire che ho bisogno di ravvedermi, cioè di ritornare da Gesù. Il più grande ravvedimento che puoi vivere nella tua vita è ritornare da Gesù. Amen. E lo Spirito Santo restaurerà sempre il volto di Gesù. Ecco perché lui ha detto: egli testimonierà di me. È solo quando vedi Gesù come egli è che puoi correre quando hai bisogno all'ombra delle sue ali. Invece noi abbiamo spesso, e il nemico in questo è stato abilissimo, a creare una confusione tale anche nella scrittura per mostrarci tutto quello che Dio non era intenzionato a farci vedere nella scrittura. Voglio farvi vedere solo una cosa, vai alla prima slide. La scrittura in ebraico, non faccio una lezione in ebraico, vado subito al succo, comincia così: Bereshit bara Elohim. Non importa cosa vuol dire Dio creò. Ma la prima lettera Bereshit è B, che è la lettera Bet, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico. Poi vai da Esodo, Numeri, Levitico, Deuteronomio, su tutti i profeti, Nuovo Testamento, alla fine della Bibbia. Come si chiama l'ultimo libro della Bibbia? Apocalisse, a 22 capitoli, l'ultimo verso dice così: la grazia del Signore Gesù Cristo. La Bibbia finisce con la parola grazia, cioè l'ultima parola di Dio sulla tua vita è una parola di grazia, non è una parola di giudizio, perché la Bibbia finisce con la grazia del Signore Gesù Cristo sia con noi, non con qualcuno. E poi l'ultima parola è Amen, finisce così. Quindi l'ultima lettera è la Ni in ebraico, in greco, perché è scritto in greco. La prima è B, l'ultima è N. Sì, metto bene avanti. A destra la Bet, a sinistra la lettera Nun, cioè N. Inizia Bereshit e finisce Amen. Cioè queste due lettere contengono tutta la Bibbia dentro, è vero o no? Se io le metto insieme e le pronuncio in ebraico, vai avanti, viene fuori la parola Ben. Sapete cosa vuol dire Ben? Figlio. Tutta la Bibbia parla di un figlio. Non parla di dottrine, parla di un figlio. E in ogni pagina della Bibbia, da Genesi e Apocalisse, è rivelato questo figlio. Chi contesta la grazia, però, dice che la grazia mostra solo una parte del volto di Dio, che è il volto dell'amore. E c'è sempre qualcuno che dice: ma ricorda, come se ce lo dimenticassimo, che Dio non è solo buono ma è anche... No, lo dicono anche vero. Ricorda però che Dio non è solo buono ma Dio è anche giusto. E questa è assolutamente la verità. Quello che però dovremmo capire è che cosa vuol dire che Dio è giusto. Numero uno, che Dio odia il peccato.
E non è vero che i predicatori della grazia sdoganano il peccato. Chi dice così non ha mai ascoltato le mie prediche. Anzi, la grazia dimostra talmente la gravità del peccato perché dimostra quanto è stato grande il prezzo che Gesù ha dovuto pagare. Oggi c'è una dottrina, che non voglio nominare perché non voglio fare polemiche con nessuno, che dice alla fine Gesù è venuto sulla terra solo per ridarci il volto del Padre. Cioè alla fine è venuto a fare una passeggiata di salute per farci conoscere il Padre. Invece occorrerebbe ritornare a meditare su Getsemani, sulla colonna della lapidazione, sulla corona di spine, sugli insulti, sugli sputi, sui colpi, sulla barba strappata. La Bibbia dice non c'era un centimetro del corpo di Gesù che era sano, e sulla croce. Tanto grande è stato il prezzo che il nostro Dio fatto uomo ha dovuto pagare per noi. Non è vero che la grazia sdogana il peccato, la grazia innalza la grandezza del prezzo. Dio è giusto? Sì. Dio odia il peccato? Sì. Dio punisce il peccato? Sì. Non è vero che non diciamo questo, io lo dico quasi in ogni predica, non è vero, Dio è giusto, e se fosse passato sopra il peccato sarebbe stato un Dio ingiusto. Il Signore non poteva dire, vabbè ragazzi, per stavolta ciò, io sono amore. No, se Dio, lo sapete cosa dice Davide in un salmo? Giustizia e diritto sono i fondamenti del suo trono. Se giustizia e diritto non fossero i fondamenti del suo trono, Satana avrebbe tutte le ragioni contro Dio. Ma Dio è assolutamente giusto. E il Signore non poteva passare sopra il peccato. Quindi Dio è giusto nel punire il peccato? Sì. Ma il Vangelo è altrettanto chiaro nel dire che il peccato è stato pagato sulla persona del suo Figlio. Alleluia. Ogni singolo peccato è stato preso da Cristo ed è stato legalmente pagato. Quindi chi dice che la grazia dà un Vangelo rosa che sdogana il peccato non si rende conto nemmeno lontanamente di quello che dice. Anzi, non esiste un movimento al mondo nel quale ci sono liberazioni da legami demoniaci come negli incontri in cui si predica questo Vangelo. Questo mi dice che ha il potere di scardinare il potere di Satana e non di avallarlo. Amen o amen? Ok, Dio è giusto nel punire il peccato? Sì, ha soddisfatto il bisogno di giustizia per il peccato sulla persona innocente di suo Figlio, perché noi ricevessimo l'adozione come figli. Ma c'è un'altra rivelazione della sua giustizia, e si trova qui in Romani capitolo 3 verso 25-26. Tutti hanno peccato. Chi ha peccato? Tutti. E sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente. Un'altra traduzione dice sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Giustificati per grazia, cioè senza meritarlo, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Troppo poco si predica sul sangue di Gesù. Troppe predicazioni motivazionali e poco Cristo con il suo sangue al centro della predicazione della Chiesa. Quando torniamo a predicare il potere del sangue di Gesù, torniamo a vedere miracoli straordinari. È la fede nel suo sangue. La grazia non è un Vangelo rosa, è un Vangelo rosso. Predica il sangue di Gesù, il prezzo che Gesù ha pagato, pone Cristo e il suo sacrificio al centro e non esalta l'uomo, ma esalta Lui. Quindi accusare la grazia di eresia significa dire che la centralità di Cristo e del suo sacrificio nella Chiesa sono un messaggio eretico. Precious.
per dimostrare la sua giustizia, per dimostrare la sua giustizia. Ok, vediamo qual è la sua giustizia. Avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia. Quindi Dio è buono? Sì. Dio è giusto? Sì. Ma che cosa è questa giustizia nel tempo presente? Affinché egli sia giusto. Attento. In cosa Dio è giusto? E giustifichi. Dio è giusto nel giustificare chi ha fede in Gesù. Amen. Dio è giusto? Sì. Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, in Romani 3:26 dice che egli è giusto nel giustificare colui che ha fede in Gesù. Dio non è giusto nel punire, Dio è giusto nel giustificare, perché Dio è stato giusto nel punire suo figlio per sua scelta affinché potesse giustificare me e te. Questo è il Vangelo. E non è un verso peregrino nella Bibbia, è Romani capitolo 3. Dio è giusto nel giustificare. Amen. Ma non giustificare perché Dio compromette il peccato, ma perché ha punito il peccato. Alleluia. E se Dio punisse il peccato due volte, l'ha punito su Cristo e lo punisce anche con me, sarebbe un Dio ingiusto. Guarda che ci vuole molto capirlo. Sei d'accordo con me? Alleluia. Se tu prendi una multa e te la fanno pagare due volte, tu scali le porte del municipio con gli occhi come Caronte, vero o no? Perché quando è pagata, è pagata. Allora, o i nostri peccati sono stati puniti e pagati in Cristo, o non lo sono. Ok, ma vai avanti. Siccome qualcuno dice ancora che da qualche parte il giudizio ci deve scappare sulla nostra vita, che Dio è anche un Dio di giudizio, ho deciso di predicare una volta sul giudizio. Pensavi di essere venuto a sentire la grazia, invece no. Sentire una bella predicazione sul giudizio. Sei contento? Sì. Amen. Anche perché questo si dice dalle parti. O mangi sta minestra, anche in... Isaia 54:8-9 dice così, attenti, in un eccesso di ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, per un momento. Noi invece vediamo un Dio sempre arrabbiato e che ogni tanto per qualche momento fa un timido sorriso. Invece la Bibbia dice, per un momento, sta parlando al suo popolo, ti ho nascosto la mia faccia in un eccesso di ira, in un momento, ma con un amore eterno. Ah, 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 ah. Un attimo di ira per un amore eterno. Paolo dice nella seconda lettera ai Corinzi, la momentanea breve afflizione ci dà uno smisurato peso di gloria. Cosa ci fa vedere invece il diavolo? Uno smisurato peso di afflizione, una leggera momentanea gloria. Però no, lui riesce a capovolgere ogni cosa. Noi vediamo un mare di problemi, ogni tanto qualche caramella. Invece la Bibbia dice che l'afflizione è leggera e momentanea. L'ira sul suo popolo è stata un momento, ma il suo amore è eterno. Di amen, per favore. Amen. L'amore per noi è eterno. Io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Redentore. Poi dice qualcosa che è quello che mediteremo stasera. E qualcuno disse, perché era solo l'introduzione. Angelo, ho avuto una parola di conoscenza per te. Avverrà per me come delle acque di Noè. State attenti, il Signore qui richiama un episodio ben preciso. Perché? Perché questo è stato il breve eccesso di ira. Ci sono alcuni giudizi nella Bibbia, forse il più grande in assoluto, quello che ha cancellato un'intera generazione, tranne otto, un'intera generazione dalla terra. Noi avevamo paura del coronavirus. Io invece sto girando l'Italia per dire che quel virus ha paura della tua corona. Era buona questa, dai, fai una applauso. Dice 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma tu, ma altri sono stati colpiti, ma altri sei tu. No. Allora
la Bibbia non sta dicendo altri, sta dicendo tu qui stasera, dichiaro, io non sarò colpito. Io non sarò colpito perché quel virus ha paura della corona di Cristo sulla mia vita. C'è un giuramento. Quanti credono che quando Dio giura, giura? La Bibbia dice lui non è uomo da mentire. Come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra? Così io giuro. Oh, io mi tremano la pelle quando arrivo qui. Io giuro, dice il Signore. Ma è incredibile che Dio abbia bisogno di giurare. Io giuro di non irritarmi più contro di te. Dicevo ieri sera, c'è solo qualcuno che va in giro mascherato come un leone ruggente, cioè come un Dio arrabbiato, e questo è il diavolo, prima Pietro 5:8. Ma lui ha giurato di non irritarsi più contro di te, di non minacciarti più. Ma io voglio farvi vedere qualcosa di tremendo stasera, e questo andrà a fare, come si dice a Firenze, il paio, cioè la coppia, con quello che abbiamo condiviso ieri sera a Bologna. E lo concluderemo questa sera. Questa sera andremo a vedere questo breve ciasso di tempo. Guardiamolo il giudizio di Dio. Che cosa è davvero il giudizio di Dio? Non dobbiamo aver paura delle pagine che dalla Bibbia, sai quando leggi la Bibbia poi le togli e vai avanti. Mi piace più quando Gesù guariva che il diluvio. Possiamo una sera andare a vedere qual è stato il cuore di Dio nel più grande eccesso di ira che ha avuto, che è la più grande catastrofe che è venuta sulla terra, che ha dovuto spazzare via una generazione, il motivo per cui ha dovuto farlo. Non è che quelle persone fossero più peccatrici di oggi, perché se si andasse per gravità di peccato servirebbe un secondo diluvio. Il motivo è, lo dice Genesi 6, che c'era sulla terra una razza umana incrociata con il seme dei figli di Dio, cioè i Nefili, da cui erano nati i giganti. E i giganti sono un seme doppio, perché sono metà uomini, le figlie degli uomini si erano unite con i figli di Dio, che chiaramente non erano salvati in Gesù Cristo, perché Gesù era molto lontano da venire. E la Bibbia proibisce doppio seme. Il libro del Deuteronomio dice: non tesserai la tua tunica con due tessuti e non seminerai due semi nel tuo campo. Ora non è che il Signore non vuole che tu abbia zucchine e patate in un campo, ma quel seme era un seme misto e la terra era piena di violenza a causa di questi giganti chiamati Nefilim. Attenti, il rischio era che venisse corrotto il seme umano che doveva portare al Messia. Satana ha cercato, da quando l'uomo è caduto, di rovinare la discendenza del Messia. Ne abbiamo parlato a Trento. Pensa a questo, in Genesi 3 il Signore dice al diavolo: poiché tu hai fatto questo, tu sarai maledetto. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la discendenza di lei. Questa ti schiaccerà la testa e tu le ferirai il calcagno. Se io fossi stato il diavolo, avrei cominciato a tenere d'occhio tutti quelli che nascevano da quella donna, perché uno di quelli mi avrebbe schiacciato il capo. Ed ecco perché, subito dai primi nati, Caino uccide Abele, forse sarà lui, e da lì tutte le persecuzioni contro Abele, Giacobbe, Davide, fino a Cristo, per far fuori la genealogia da cui doveva venire il Messia, che gli avrebbe schiacciato la testa. E quale modo migliore se non rendere un'intera umanità contaminata, doppia, e così non avere più una linea che avrebbe portato al Messia? Ma il Signore si tiene un seme. La Bibbia dice: Noè fu giusto nella sua generazione. Dice così. Ora ascolta me. Uno immagina che Noè fosse un santo perfetto, ed era così perfetto che la prima cosa che fa quando esce dall'arca è piantare una vigna e prendersi una ciucca. Dice la Bibbia. Quando la Bibbia dice Noè era un uomo giusto nella sua generazione, quella parola generazione in ebraico oggi si può tradurre con DNA, cioè la linea di Noè, e questo lo vediamo dalle genealogie, non si era corrotta ed era ancora una linea perfettamente umana.
Il Signore ha salvato quel seme per ripiantarlo dopo il diluvio e da lì far venire Sem e poi Abramo e poi Israele, Davide, il Messia. Alleluia, alleluia. Se non capisci questo, sembra che il Signore abbia detto: sentite, siete troppo cattivi, vi faccio fuori. Beh, Dio dov'è il Dio d'amore? Ma lui l'ha fatto perché altrimenti noi non avremmo avuto Gesù e non saremmo stati salvati. Alleluia. Amen. Vai avanti, vediamo cosa accade. Genesi 6:8 inizia la storia del diluvio. Faremo solo breve, non andrò a lungo, ma voglio farvi vedere quanta grazia c'è nel giudizio di Dio. Amen. Ascolta, anche nel giudizio Dio è amore. Anche nel giudizio, cioè nel momento massimo di ira, lui ha parlato di questo eccesso di ira come le acque di Noè, vero o no? Beh, andiamola a vedere l'eccesso di ira e così vedrai che Dio rimane amore anche quando giudica. Sei pronto? Genesi 6:8, questa è la prima volta, udite udite, che la parola grazia compare nella Bibbia. Compare, non è mai comparsa in Genesi fino a Genesi 6. È scritto: Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Il motivo per cui ha trovato grazia è quello che gli ho detto. Non era migliore degli altri, ma era giusto nella sua discendenza, nella sua generazione. Vai avanti. Ora la terra era corrotta. Questa corruzione era quella che rendeva la terra piena di violenza, perché questi Nephilim avevano, oltretutto sappiamo, e lo sappiamo da un libro che non è nella Bibbia, che noi non prendiamo come parola di Dio, ma che è stato nel canone. Questo libro è citato sia da Giuda che da Pietro nella Bibbia, il libro di Enoch. La Bibbia dice che le donne si erano unite con i figli di Dio, in cambio i figli di Dio avevano insegnato le arti magiche alle donne. Ecco come è venuta la magia probabilmente nel mondo. E infatti la magia e l'occultismo sono un'arma potentissima del diavolo da cui stare assolutamente lontani. E la terra era corrotta, piena di violenza, piena di questi giganti davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco era corrotta. Questa corruzione, questo DNA corrotto che era venuto dall'unione tra i figli di Dio e le donne, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Mamma mia, terribile il Signore quando si arrabbia, è vero o no? E a un certo punto il Signore dà un comando a Noè. Il comando è questo, verso 14: fatti un'arca di legno di gofer, farla a stanze e spalmala di pace di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare: la lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Ok, un'arca di legno di gofer. La parola gofer ha nell'ebraico anche la variante kofer. E la parola gofer non indica soltanto un tipo di legno, ma indica la forma di un legno. Gofer o kofer vuol dire asse di legno tagliato e squadrato. Cioè non tronchi, ma assi di legno. Effettivamente, se tu vuoi fare un'arca hai bisogno di assi, non rotondi, ma che si incastrino gli uni sugli altri per formare la parete di una nave. E poi dice: falla stanze, che bello. Sapete la parola stanze in ebraico com'è? Ken, che non vuol dire tanto stanze. Sapete cosa vuol dire ken in ebraico? Vuol dire nido. Questo parla di relazione. La tenerezza di un Dio che crea un nido per i suoi piccoli per salvarli. Non è stanza, è nido. Relazione, intimità sotto le ali di un padre. E spalmala, oh, qui è bellissimo. Questo verbo spalma in ebraico è kafar. La parola kafar vuol dire due cose in ebraico. Vuol dire spalmare, e attenti qui, vuol dire espiare. Espiare vuol dire pagare per il peccato. E attenti, spalmala di pece. La pece è una sostanza nero-rossastra, di rosso molto scuro, che ha la capacità di impedire all'acqua di entrare tra gli interstizi delle assi.
Immagina questo, ascolta. Un asse di legno cosparso di una vernice rosso scuro che non fa entrare l'acqua del giudizio dentro. Figura di che cosa? Della croce di Cristo. Ecco perché kafar vuol dire spalmare, ma anche espiare, perché quando il suo sangue è stato spalmato sulla croce, i nostri peccati sono stati espiati. L'arca è figura della salvezza in Cristo. L'arca parla della croce. L'arca è la sicurezza della nostra salvezza in Cristo. Vai avanti. Ora attenti, qualche dettaglio che nella Bibbia non è mai inutile. Dice il Signore: farai all'arca una finestra in alto. E io per tanti anni, si vede anche rappresentata così, immaginavo un abbaino. Avete visto l'arca con l'abbaino e Noè che guarda fuori dall'abbaino per vedere come va la situazione. Fin quando non sono andato a vedere il testo originale non dice la farai in alto, state attenti, ma dice farai una finestra verso l'alto. Non in alto, ma una finestra verso l'alto. L'arca non aveva finestra intorno, l'arca aveva una finestra verso l'alto. E sai perché? Perché quando il giudizio viene, il Signore non vuole che tu guardi al giudizio, ma che tu guardi a Lui. Il Signore voleva che anche in mezzo al giudizio gli occhi dell'uomo non fossero sul giudizio, sulle circostanze, ma fossero verso di Lui. Il diavolo usa per abbatterci le circostanze visibili. Lo Spirito Santo usa per portarci alla vittoria le verità invisibili. Ecco perché Paolo dice: le cose visibili sono per un tempo, ma le cose invisibili sono eterne. Vi ricordate, c'è stato un personaggio nella Bibbia che è diventato una statua di sale perché si è voltata indietro, ed è la moglie di Gesù, parla di questo. Ora, il motivo non è tanto che la moglie di Lot si è voltata a guardare indietro, ma il problema è che cosa ha visto la moglie di Lot quando si è voltata indietro. Lei stava fuggendo insieme a Lot da Sodoma, e quando si è voltata indietro ha visto il giudizio. E quando tu vedi il giudizio diventi una statua di sale, ma quando vedi la grazia diventi un uomo e una donna piena di vita. Il Signore non invita mai a guardare il giudizio, le cose che accadono intorno al mondo. Se tu passi tutto il giorno a sentire notizie del coronavirus, dopo 3 minuti inizierai a tossire e ti verranno gli occhi leggermente. Guarda il sangue di Gesù. C'è una finestra verso l'alto, si chiama grazia. Ecco perché la Bibbia dice: fissando gli occhi su colui che, non su coloro, ma su colui che crea la fede e la rende perfetta. Immagina cosa c'era intorno. Noè ha visto morire milioni di persone, probabilmente. Quale immagine sarebbe venuta nel suo cuore? Quella di un Dio che uccide. E il Signore ha detto: fai una finestra e falla verso l'alto, e guarda e non guardare il giudizio. Per tutti quei 40 giorni tu guarderai in alto. Noi siamo chiamati a guardare in alto, non in basso. Amen. Eleverai le dimensioni di un cubito, metterai la porta da un... Ah, perché non al centro? Perché la Bibbia è così interessata a dirci che la porta doveva essere messa da un lato? Perché molti anni dopo è venuto qualcuno che ha detto: io sono... E quando questa porta è stata inchiodata sulla croce, un soldato romano gli ha forato il fianco, e da quella porta, così come dal fianco aperto di Adamo era uscita la sua sposa, dal fianco aperto di Cristo è uscita la sua chiesa. Ed ecco la porta: da un lato il fianco aperto di Cristo, l'arca rappresenta Cristo e la sua croce, la sua salvezza. Cosa ci sta dicendo lo Spirito Santo? Che anche nel momento più terribile del giudizio il Signore viene a te a parlarti di salvezza. Sempre il Signore verrà a predicarti il Vangelo. Sempre, in qualunque circostanza, anche la più distruttiva. Ascolta, l'ancora. Vi ricordate quando
Paolo è in mezzo al Mediterraneo, vicino a Malta, su una nave, dopo 14 giorni in mezzo a una tempesta, a un naufragio. Ve lo ricordate? La Bibbia dice che calarono 4 ancore da poppa, vero o no? Queste 4 ancore sono i 4 Vangeli. Anche nel mezzo della tempesta più terribile, attaccati al messaggio del Vangelo. Il Signore anche nel momento più drammatico ti parlerà di salvezza. Il momento anche più terribile, Lui ti parlerà di guarigione, Lui ti parlerà di grazia, ti parlerà di liberazione in qualunque momento. Ecco perché Paolo dice di predicare il Vangelo a tempo opportuno e a tempo non opportuno. Nel tempo non opportuno il Signore attraverso l'arca stava predicando il Vangelo alla generazione. Vuoi dire amen? Amen. E farai l'arca a 3 piani, uno da basso, un secondo, un terzo piano. Vai avanti e andiamo verso la fine. Ed eccolo qua, vedete? Uno dei soldati ti forò il costato con una lancia e uscì sangue d'acqua. Dove? Dal fianco. Farai la porta su un fianco dell'arca. Amen. Di là. Vai avanti. Ora attenti qua. Torna indietro, 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 avanti, forse il verso dopo, avanti, 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 no, ok, non ho messo il verso, ma tutti lo conoscete. A un certo punto è scritto che quando sta per venire il diluvio, il Signore lo chiuse dentro Noè. Non Noè si chiuse dentro. Il Signore lo chiuse dentro. E perché la Bibbia è così interessata a dirci che non Noè si chiuse dentro, ma il Signore lo chiuse dentro? E anche nella parabola delle vergini, quando le vergini entrano nello sposalizio, è scritto che la porta fu chiusa, non loro chiusero la porta, la porta fu, è Dio stesso che chiude la porta. Perché? Perché il Signore voleva essere certo che loro sarebbero rimasti dentro l'arca per tutti i 40 giorni del giudizio. Il Signore vuole avere la certezza che tu rimanga in Cristo per tutto il tempo in cui attraverserai questo. E infatti la Bibbia dice: vai indietro, vai indietro, vai, vai, fate un applauso. La Bibbia dice: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. E il Signore lo chiuse dentro. Cos'è questo? La certezza della nostra permanenza nella salvezza in Gesù Cristo. Amen. Che bello. Il nostro Padre in cielo voleva essere sicuro che loro rimanessero nella salvezza in Cristo, senza uscirne per tutto il tempo del giudizio. Vai avanti. E qui arriviamo alla fine. Genesi 8 finisce il diluvio. La Bibbia dice: le acque andarono via ritirandosi di sulla terra, e alla fine i 150 giorni cominciarono a diminuire nel settimo mese. Ripetetelo con me. Sapete per gli ebrei qual è il settimo mese? È il mese di Nisan. E il mese di Nisan è il mese in cui fu immolato l'agnello, ed è il mese in cui Gesù Cristo è stato crocifisso ed è risorto. Nel mese della salvezza, il 17° giorno del mese, l'arca si fermò sulle montagne dell'Ararat. L'Ararat è una montagna che si trova tra la Turchia e l'Armenia, è un vulcano spento. Ora, deve essere proprio importante se la Bibbia non ci dice si fermò su una montagna. La Bibbia dice si fermò su una montagna ben precisa. Se non sbaglio è il primo monte che viene nominato nella Bibbia. E c'è un motivo per cui la Bibbia dice che l'arca si è formata sull'arca. Ascoltami, l'arca ha attraversato il giudizio. È vero o no? Ha attraversato la morte, ha attraversato le grandi acque, ha attraversato la tempesta. Figura di noi che entriamo in Cristo e attraversiamo qualche cosa. E poi a un certo punto, quando le acque si ritirano, l'arca si poggia, non si pianta. L'arca si appoggia sull'arca. Sapete cosa vuol dire la parola Ararat? In ebraico questa parola viene dalla parola Harar. Harar è una brutta parola che vuol dire maledizione. Ma Hararat vuol dire maledizione rovesciata. In Cristo noi abbiamo attraversato il giudizio che Lui ha preso su di sé. Noi eravamo nascosti dentro e siamo andati di là dal giudizio.
e siamo atterrati in una terra dove ogni maledizione viene rovesciata in benedizione. Pensa che nel capitolo più giudizioso di tutta la Bibbia il Signore parla di salvezza, il Signore parla di perdono, il Signore parla di nido, il Signore parla di maledizione rovesciata. Io amo vedere questo. Noi abbiamo passato il giudizio di Dio e non ce ne siamo nemmeno accorti. Gesù un giorno ha detto: chi crede in me non viene in giudizio, ma è passato. Ascolta. Chi crede in me, non chi è perfetto, chi crede in me non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ora, Noè non è venuto in giudizio, nemmeno, ascoltate, nemmeno un lembo del suo mantello si è bagnato d'acqua. Ma vero o no? Nessuno è morto, erano otto. Nessuno è morto, nessuno si è bagnato, ma l'arca ha assorbito e ha protetto. Noi in Cristo siamo passati attraverso il giudizio che Lui ha assorbito alla croce. Senza neanche accorgercene, siamo passati di là dal giudizio, in una terra dove noi possiamo reclamare nella nostra vita. Non dire soltanto, perché è una rivelazione. Noi dobbiamo dichiarare nella nostra vita che ogni maledizione viene rovesciata in benedizione, perché spiritualmente siamo atterrati su una Ararat spirituale. Ecco perché la Bibbia promette nel capitolo delle benedizioni di Deuteronomio 28: il nemico verrà per una via contro di te e per sette vie fuggirà da te. Guardate cosa dice a questo proposito Galati 3:13: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della grazia. Essendo divenuto maledizione per noi, perché nel libro della legge era scritto, credo sia in Numeri, che quando un uomo moriva impiccato con i piedi staccati da terra era considerato il maledetto da Dio. E ecco perché Gesù ha detto: quando io sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Gesù è morto elevato da terra per prendere il posto della maledizione, affinché sulla mia vita ogni maledizione desse rovesciata per il potere della croce. Questo è il Vangelo. Ed ecco perché ci sono tante liberazioni quando tu predichi la grazia, perché stai predicando il monte Ararat, maledizione rovesciata. Per favore, grida alleluia stasera. Fermo. Riscattati. Questa parola riscattati è troppo bella. Troppo bella, troppo piena, ma in italiano non regge. Un po' di greco ce lo devo tirare, posso? Il verbo che Paolo usa, meglio, che lo Spirito Santo tramite Paolo usa, è exagorazein. Non te lo faccio ripetere, te lo prometto. Exagorazein. Attenti, exagorazo, due parole. Ex non è il tuo caso umano che hai lasciato anni fa. Exagorazo. Ex vuol dire fuori. Agorazzo ha la radice della parola agorà, e l'agorà era la piazza, ma non era una piazza così. Nelle città antiche, nelle città dell'antichità, anche in Grecia, era la piazza dove si facevano i mercati. E ogni tanto in questi mercati c'erano dei mercati particolari, perché a quel tempo si vendevano e si compravano gli schiavi. L'agorà era il luogo dove si portavano gli schiavi e i padroni andavano a scegliere, a guardare i denti, fai vedere come sei messo, per comprare e vendere gli schiavi. C'è nella Bibbia un episodio: quando Giuseppe d'Egitto viene preso dai fratelli, gettato nella cisterna, poi preso dai mercanti madianiti e portato da Potifar, Potifar lo trova e lo compra. Ascoltate questa. Sei pronti? La Bibbia dice che Potifar comprò, riscattò Giuseppe. Il verso successivo dice: a Giuseppe riusciva bene ogni cosa, perché il Signore era con lui. Come lui lo compra, il favore di Dio viene su Giuseppe. Sapete come si chiama la città dove Gesù ha fatto il suo primo miracolo?
Cana di Galilea. Sapete cosa vuol dire Cana? Comprare, riscattare. Quando Potifar compra Giuseppe, il favore di Dio viene a lui. Era un uomo che aveva passato la maledizione che era venuta dai fratelli. Come Potifar lo compra, lo tira fuori dall'agorà, ex agorà Zein, a lui riesce bene ogni cosa. Perché? Perché dopo il riscatto la maledizione viene rovesciata. Ex agorazzo vuol dire questo: io e te eravamo prigionieri, venduti come schiavi al peccato in una piazza dove Satana faceva il bello e il cattivo tempo. Il libro delle maledizioni, Deuteronomio capitolo 28, finisce così: tornerete per la via dalla quale siete usciti, dall'Egitto. Là sarete venduti schiavi. Attenti come finisce il libro delle maledizioni: ma mancherà il compratore. Sai cos'è il messaggio del Vangelo? Che un giorno il compratore è venuto. Potifar, Gesù, è venuto. Ci ha comprato con il suo sangue, ci ha ex agorazein, ci ha tirato fuori dalla piazza del mercato e ci ha portati nella sua casa. E da quel momento ogni maledizione viene rovesciata. Adesso c'è un altro. Ok, torna indietro. Ultimo verso, ho pietà di voi, l'ultimo verso. Però ascoltate questo. E poi preghiamo. Questo c'è Anna. Ci vuole un po' di musica. Perché ora passiamo alla preghiera, ok? L'arca passa il giudizio e arriva sull'arca. Ararat vuol dire maledizione. Cristo ci ha riscattati, cioè ci ha ex agorazei, ci ha tirato fuori dalla piazza del mercato. Il compratore è venuto. Dillo con me: il compratore è venuto. Il libro delle maledizioni, il capitolo delle maledizioni della legge diceva: sarete venduti come schiavi, ma mancherà il compratore. Il compratore è venuto. Lui non ha mandato qualcuno a comprarci, lui è venuto a comprarci. Dice la Bibbia: non con il sangue di capri o tori, ma con il prezioso di sangue di Gesù, come di agnello senza difetto, senza macchia. Noi siamo stati comprati a caro prezzo, siamo stati tirati fuori da una piazza in cui Satana ci vendeva come schiavi alla morte e al peccato per sempre. Vedi il Vangelo della grazia che cosa ha con un Vangelo rosa a buon mercato? È il vero messaggio, che lo trovi in tutta la Bibbia. Noi venivamo da una terra di maledizione, da un suolo che era stato maledetto per colpa del peccato del nostro primo progenitore. Una terra che produceva spine e triboli. Il nostro Salvatore ha vestito quelle spine sul suo capo innocente, perché la sua corona incorruttibile venisse sul nostro capo. Noi siamo stati coronati di gloria e ogni maledizione è stata rovesciata. Però triste vedere che tanti figli di Dio, ognuno di noi, pur sapendo che ogni maledizione è stata rovesciata in maledizione, vive delle aree in cui ancora il nemico ha modo di colpire con qualche piccola maledizione, momenti di difficoltà economica, problemi anche fisici, a volte problemi anche generazionali. È inutile negarlo, ci sono nella nostra vita, ma c'è un antidoto. Ho detto c'è un antidoto. Sai qual è l'antidoto? Quello che Satana odia. Si chiama grazia. Satana lo odia. Se Satana odia la grazia, Satana è cattivo e malvagio, ma non è così stupido. Chiediti perché, se c'è un messaggio che lui attacca con tutte le furie, il messaggio della grazia, perché è una minaccia. E in questo proverbio di Salomone, ieri sera abbiamo meditato il ruggito del re. Stasera vediamo un altro proverbio meraviglioso di Salomone, ed è una promessa, e ti prego di prenderla, perché su questo preghiamo stasera. Parlando della maledizione, quanti ora credono che la maledizione è stata rovesciata in benedizione? Ma c'è qualcosa di meglio
che vedere le maledizioni rovesciate in benedizioni ed è non essere proprio colpiti dalle maledizioni. Alleluia. È buono che il Signore guarisca? Sì. Cosa è meglio? Beh, non ammalarsi. È vero o no? Ma questo proverbio, per ispirazione dello Spirito Santo, dice attraverso Salomone: come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. È una buona notizia. Beh, ma la domanda è: cosa vuol dire senza motivo? Perché letta così è, se tu non pecchi mai, non ha motivo di colpirla. Invece non è proprio così, sai perché? Perché prima o poi qualcosa lo combineremo. E davanti a Dio non esistono peccati gravi e peccati meno gravi. Il peccato? L'uomo ha perso il regno ed è morto mangiando un frutto, non ha ucciso. Ma il peccato? Sapete questa parola senza motivo in ebraico com'è? Ci possiamo alzare insieme, voglio dirvelo un po'. Troppo bello, voglio dirvelo un po'. Così appena lo sentirai alzare le mani verso Gesù. Alleluia. Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, così la maledizione senza motivo non raggiunge l'effetto. Chinam. La parola chinam dall'ebraico viene dalla parola chen. Sapete cosa vuol dire chen? Grazie. Come il passero vaga qua e là e la rondine vola, la maledizione per grazia non raggiunge l'effetto. Alleluia. Se vivi per grazia avrai uno scudo davanti a te. Amen. Ecco perché Satana odia la grazia. Se tu impari a vivere per grazia, cioè per Gesù, impara a vivere per grazia. Vivere per grazia è: Signore, nessun merito davanti a te. Dicevo ieri la parabola dei talenti, quelli che hanno fatto fruttare il talento, i cinque e i due talenti, tre, hanno detto al Signore: il talento che tu mi hai dato, il talento che tu mi hai dato, tutto, quello che non l'ha fatto fruttare aveva paura e inizia dicendo così: Signore, io. Quello che il diavolo vuole è che tu guardi io, quello che lo Spirito Santo vuole è che tu guardi tu. Io voglio vivere per grazia, voglio vivere confidando non nei miei sforzi, nelle mie capacità, ma in tutta la grazia che mi proviene da quel sangue. La Bibbia dice, quando Caino uccide Abele, Dio parla a Caino e gli dice: il sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. La lettera agli ebrei dice: il sangue di Gesù parla meglio del sangue di Abele. Ascolta, parla meglio. Il sangue ha una voce. La voce del sangue dalla terra, il sangue di Abele gridava per vendetta. Dalla croce il sangue di Gesù grida per perdono. Padre, perdonali, perché loro non sanno quello che fa. Alza le mani questa sera, passiamo direttamente nella preghiera, siamo già dentro. La maledizione non raggiunge l'effetto per la grazia. Ecco perché il diavolo vuole che tu viva per la legge, perché si chiama maledizione della legge. La legge è buona, sì, la legge di Dio è perfetta, ma noi no. La legge di Dio è talmente perfetta che vuole l'ubbidienza perfetta. C'è solo uno che ha avuto l'ubbidienza perfetta e il suo nome è Gesù di Nazareth, poiché lui è stato perfetto. Ascolta, poiché lui è stato perfetto nell'ubbidire la legge, è perfetta la grazia con cui oggi noi viviamo. Alza le mani e dichiara: nessuna maledizione per grazia mi colpirà. Nessuna maledizione per grazia colpirà le mie finanze. Nessuna maledizione per grazia colpirà i miei figli. Nessuna maledizione per grazia colpirà il mio figlio.
nessuna malattia per grazia colpirà i miei figli, nessuna malattia per grazia colpirà la Chiesa. Alziamo la grazia di Dio, salvifica per ogni uomo, e innalziamo Gesù stasera, perché qui il Signore fa miracoli, perché noi stiamo innalzando non noi ma Lui. Noi non predichiamo noi stessi, noi predichiamo Cristo e questi crocifisso. Questa stanza, ma vieni qua, vieni davanti. Sai, è biblico, la Bibbia dice prendi sempre gli ultimi posti, così ci sarà il diacana che ti chiamerà il primo. E quelli che sono al primo posto già ci sono. Vieni qui davanti, facciamo, mettiamoci qui, adoriamo un po' il Signore insieme, dai. Lasciamo che lo spirito della grazia si muova. La Bibbia dice che il Vangelo non va predicato solo con parole, ma deve essere confermato da segni. Sai perché? Perché Dio ti ama troppo per lasciarti ammalato. Dio ti ama troppo. Dio ti ama. E sai perché bisogna continuare a pregare per la guarigione? Perché la Bibbia dice che noi stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Quando Gesù tornerà avremo un corpo redento. Ancora il nostro corpo è l'unica parte che è in attesa di redenzione, e quindi è l'unica parte su cui il diavolo ha un diritto, ed è l'unica parte su cui il diavolo, quando preghi per la guarigione, fa resistenza. Ma la Bibbia dice che la parola di Dio è come un martello che rompe il sasso. Forse non si romperà al primo colpo, al secondo, ma si romperà. Io ho avuto una sorella, lo racconto spesso, della mia comunità, che soffriva di una forma di endometriosi gravissima. Donne sanno meglio degli uomini cos'è l'endometriosi, è una malattia inguaribile. Ed era così grave che le si formavano nell'utero sacche di sangue, e una notte andò quasi dal suo papà celeste. E noi andammo all'ospedale, pregavamo per lei, il Signore la salvò. E noi pregavamo per la guarigione, in chiesa vedevamo miracoli continuamente. Lei non guariva mai, e noi abbiamo continuato un anno, due anni, tre anni, abbiamo continuato. E io a volte andavo a pregare per lei e il diavolo mi sussurrava: tu pregherai e lei rimarrà malata. E le persone guarivano in chiesa, venivano miracoli incredibili, ma lei rimaneva così dopo tanta, tanta preghiera. Una domenica mattina avevo appena finito di predicare così, e mentre ministravo lo Spirito Santo mi dà una parola di conoscenza e mi dice: io sto guarendo una donna dall'endometriosi. Ma io sapevo che lì c'era questa preziosa sorellina, e dicevo: questa non è una parola di conoscenza, sono io, perché ho tanto a cuore la sua guarigione. Ma lo Spirito Santo dolcemente mi continuava a dire: io sto guarendo una persona dall'endometriosi. Rischia sempre la fede del tuo Signore, il regno è tuo, amica mia. E rilasciai quella parola. Quella domenica fu completamente. Perde la speranza di un buono in ogni tempo. Alziamo le nostre mani a Lui e apriamoci alle sue meraviglie, ai doni della sua grazia. Signore, rilascia in questo luogo nuovi doni profetici di guarigione, di miracoli, liberazioni, perché tu ci ami. Spalanca il cuore, apri le finestre, sii disponibile a ricevere tutto ciò che tu dal cielo ha per te. Non confidare nella preghiera, confida nel Dio che ascolta la preghiera. A volte i credenti dicono: io credo nella potenza della preghiera, io invece credo nella potenza di Dio. La preghiera è solo un mezzo, non credere nella preghiera. Se credi nella preghiera avrai una preghiera. Credi nel sangue che Gesù ha sparso su quella tavola di Gofer per te, nel prezzo pagato
e dichiara questa sera: per quel sangue io ho salvezza, per quel sangue io ho liberazione, per quel sangue ho perfetta guarigione, per quel sangue ho il dono dello Spirito senza misura. Alziamo le mani e preghiamo nello Spirito, dai, tutti insieme stasera.
meriti. In nome di Gesù, io rilascio questa parola, il potere per l'unzione dello Spirito Santo. Il problema ad una caviglia viene guarito qui. Una persona che soffre di dolore in una caviglia, per il peso che questa caviglia ha portato, il Signore sta restaurando. Il Signore ti dice: smetti di combattere con le tue forze e comincia ad ascoltare la parola della mia grazia. Il Vangelo è la potenza di Dio per chiunque crede, e io voglio dichiarare questa sera sulla tua vita, nel nome di Gesù, questo spirito perde le potere per il glorioso sangue di Gesù, e io ti dichiaro a suo nome completamente libero, senza sforzo, senza sforzo. Il Signore ti dice: tu vedrai come questo peccato perderà potere su di te. Confida nel mio sangue, non nei tuoi sforzi. Non è quando tu combatti con quella dipendenza, è quando io ho vinto su quella dipendenza. Tu sei, alzati in piedi stasera e dichiara: io sono libero per il sangue che mi ha reso.